Parliamo ancora di sanità perché gli ospedali abruzzesi rischiano di rimanere senza camici bianchi in pochi anni. L'allarme arriva dal sindacato dei medici dirigenti. Alberto Orsini. Nei prossimi 6 anni in Abruzzo verranno a mancare all'appello oltre 600 medici specialisti. Questo è l'allarme del sindacato medico ANAO Assomed, riunito all'Aquila nell'iniziativa Diritti e Doveri di un Medico, ospitata al Palazzetto dei Nobili. Spettatori interessati, il presidente della regione Marco Marsilio, l'assessore al personale Guido Liris, medico, e il nuovo manager dell'azienda sanitaria provinciale Roberto Testa. Secondo le cifre, l'Abruzzo perderà oltre 200 medici dell'emergenza urgenza, una cinquantina di chirurghi generali, quasi 100 pediatri e una settantina tra cardiologi e anestesisti. Allarme ribadito dal segretario regionale ANAO, Alessandro Grimaldi, primario del reparto di malattie infettive all'ospedale San Salvatore del Capoluogo. Rischiamo di, nel giro di qualche anno, di trovarci in condizioni critiche. Peraltro c'è anche, ad esempio, una crisi vocazionale che riguarda le specialità, in particolare la chirurgia, e questo rende, diciamo, la situazione ancora più complessa. Cioè potremmo trovarci fra qualche anno ad andare in ospedale e non trovare sempre lo specialista. Il segretario nazionale ANAO, Carlo Palermo, che ha già parlato con il nuovo ministro Roberto Speranza, chiede un cambiamento prima che sia troppo tardi. Questa curva dei pensionamenti sarà molto lunga, arriverà almeno fino al 2025, per cui se non si prendono provvedimenti ora rischiamo di dover chiudere i servizi e di negare l'accesso alle cure ai cittadini.